È l'entusiasmo e la gioia della fede ad aver contraddistinto sin dalle prime battute il viaggio di Papa Francesco nelle Filippine in coincidenza del quinto centenario della prima proclamazione del Vangelo su questi lidi. Al Palazzo Presidenziale, il 16 gennaio, durante l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico, il Pontefice ha espresso sostegno alla Chiesa locale che ha indetto l'anno dei poveri e vicinanza a quanti hanno patito le sofferenze, i danni e le devastazioni causate dal tifone Yolanda. Sottolineando la forza, la fede e la solidarietà dimostrate dai filippini in queste tragiche circostanze, Papa Bergoglio ha chiarito che è quanto mai necessario che oggi i dirigenti politici si distinguano per onestà, integrità e responsabilità verso il bene comune. The great biblical tradition enjoins on all peoples the duty to hear the voice of the poor. It bid us break the bones of injustice and oppression, which give rise to glaring and indeed scandalous social inequalities. Reforming the social structures which perpetuate poverty and the exclusion of the poor first requires a conversion of mind and heart. Nella cattedrale di Manila, rivolgendosi a oltre 2000 persone, tra vescovi, sacerdoti, religiose, religiosi e seminaristi, Papa Francesco si è soffermato sul compito della Chiesa del paese asiatico, costruire ponti e preparare valide vie per il Vangelo, insomma essere ambasciatori entusiasti di Cristo. In un mondo tanto malato, il Pontefice ha chiesto poi di riconoscere e combattere le cause della disuguaglianza e dell'ingiustizia, sostenendo quanti sono tentati di abbandonare tutto, appesantiti dalla povertà e dalla corruzione. Solo proclamando la novità e il potere della croce, infatti, è possibile superare l'orgoglio, la paura di cambiare, i meschini compromessi con la mentalità del mondo. Only by becoming poor ourselves, by becoming poor ourselves, by stripping away our complacency, will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. We will see things in a new light and thus respond with honesty, integrity to the challenge of proclaiming the radicalism of the gospel in a society which has grown comfortable with a social exclusion, polarization, a scandalous inequality. Attraverso un mare di visi gioiosi, bandierine in festa e cuori commossi, nel pomeriggio di venerdì il successore di Pietro ha raggiunto il Maelove Asia Arena per incontrare le famiglie delle Filippine. Papa Francesco ha rassicurato e incoraggiato tutti sulla loro missione nella società, pur nei dolori e nelle difficoltà che non di rado si pongono sul cammino. A guidare le riflessioni di Papa Francesco, che ha seguito con attenzione e partecipazione le testimonianze offerte dai fedeli, è stata la figura di San Giuseppe che costruì una casa per Gesù. La fede, infatti, ha precisato, non ci toglie dal mondo, ma ci inserisce più profondamente in esso. Di qui l'invito a non nascondere il proprio credo, ma a portare Gesù nel mondo, coltivando ogni giorno il rapporto con Lui tra le tante occupazioni quotidiane. Nonostante le difficoltà, catastrofi naturali, miseria, materialismo e i tanti tentativi di minare l'istituzione del matrimonio, la famiglia, aggiunto Papa Francesco, resta la via maestra per il futuro dell'umanità. In the family we learn how to love, how to forgive, how to be generous and open, non close and selfish. We learn to move beyond our own needs to encounter others and share our lives with them. That is why it is so important to pray as family. So important. That is why families are so important in the God's plans for the church.